La nafta Brindisi regge un solo tempo, poi crolla contro il neo retrocesso della Serie B, Salento 15, Trepuzzi. I biancazzurri approcciano la gara con una squadra rimaneggiata nei tre quarti e ridisegnata nei ruoli per esigenze di formazione. Il Trepuzzi invece si schiera senza quattro dei suoi uomini, passati in estate al Campi. L'inizio è equilibrato, anche se Trepuzzi realizza prima con Alberto Forte dopo un calcio sbagliato da Palma e con Pagliaro dopo un'azione alla mano. Brindisi si organizza e risponde con un'azione ben congegnata dalla mediana. La palla si muove sull'asse Brasino-Pinca-Brasino, con quest'ultimo che buca la difesa e segna. Pinca aggiunge due punti con la trasformazione. Nonostante la partita sia in modo equilibrata, Trepuzzi segna ancora con Alberto Forte. Il primo tempo finisce 7-15 per i salentini. La seconda azione di gioco è un monologo di Trepuzzi. La mischia Brindisi in regge, ma i tre quarti difendono male. I giocatori della squadra salentina segnano così 5 mete, nell'ordine Scevola, Alberto Forte, Andrea Forte, Michele Nestola e Carlo Perrone. Le ultime 3 mete sono trasformate da Michele Nestola. Nella seconda azione di gara scoppia anche una rissa per un calcio di Bonaparte all'estremo brindisino De Caro che reagisce. L'arbitro dà il rosso ad entrambi. Tutto sarà appianato prima della fine della partita. Il risultato finale è 7-46, una batosta forse troppo severa per i brindisini, che domenica prossima cercheranno un pronto riscatto sempre al comunale di Sant'Elia contro l'Amatori Monopoli.